giapponese. Marcus Brock possiede un distributore di benzina a Mieders, nel Tirolo, dove vive. 33 anni, va per i 34. Ha 308 millesimi di vantaggio, fra l'altro grande tempo di spinta, come sempre per lui. Brock e Zeugler i più forti nella fase di spinta. Qui però una curva in due tempi, vediamo se in qualche modo paga la cosa. No, direi proprio di no. Miglior tempo di manche per ora per lui, e quindi il primo posto parziale che dovrebbe essere confermato. Qui però è in ritardo rispetto al tempo di Hyde, e questo è importante, anche se resta saldamente al comando. Ancora una toccata, e perde ancora, attenzione, non una buona manche per Pro. Difatti, attenzione, soli 68 millesimi di vantaggio su Kleinheinz, soltanto ottavo tempo di manche per Marcus Pro. Ora, chissà, il 1988 a Calgary aveva da Hackl un ritardo di 577 millesimi, tempo di spinta migliore di quello di Height, ma peggiore di quello di Brock. 28 millesimi per ora di vantaggio su Brock, che però poi ha sbagliato, l'abbiamo visto parecchio. 50 millesimi di vantaggio, poi dovrebbero aumentare se Müller azzecca una manche pulita. Esulta curva 9, esulta il pubblico tedesco. Adesso tratto in salita, velocità elevata, 130,03, buono l'ingresso sulla 12. Sì, è il miglior tempo di manche per Müller, che aumenta nettamente il vantaggio su Brock, che poi ha sbagliato. Tempo finale il migliore, 49,710. Jens Müller sul podio di questa Olimpiade 1998. Vantaggio su, raccomandazioni ad Armin Zeugler. Secondo tempo nelle prime due manche, terzo tempo per Zeugler nella terza. Attenzione subito al tempo di spinta, lui parte molto bene di solito. Via, dai Armin. Bene, 275 millesimi di vantaggio, è aumentato il vantaggio su Müller. Non deve fare errori. 236 millesimi, ha perso qualcosa. ...163 millesimi di vantaggio, attenzione, sta diminuendo il vantaggio di Zeugler su Müller. Guardiamo sempre il 130 km orari, la velocità, sempre il tempo in alto a destra è fondamentale. 118 millesimi ancora, stringi i denti Armin, niente errori alla fine. Ce l'ha fatta per 154 millesimi, passa in testa alla classifica, esulta ed è quantomeno medaglia d'argento. Per Zeugler, secondo tempo di manche, meglio di lui ha fatto soltanto Jens Müller. E adesso andiamo su Georg Hackl. Per vincere deve fare un tempo di 50 secondi e 133 millesimi, se ho visto bene la spinta. Più lento di Zeugler, ma nessuna sorpresa, è sempre stato così. ...332 millesimi... il vantaggio di Hackl, vedete, 399... aumenta il vantaggio del tedesco su Zeugler. Nessun errore, velocità leggermente inferiore. Adesso il tratto in salita, 461 millesimi, viaggia verso l'oro Georg Hackl. Nessun errore, al traguardo arriva ed è miglior tempo anche nell'ultima manche, dunque medaglia d'oro per Georg Hackl, che entra nella storia. È il primo atleta dello slittino a vincere
3 ori olimpici ed è il 6° atleta nella storia a vincere per 3 volte consecutive la stessa gara, i giochi olimpici invernali. Per un attimo abbiamo decine di persone a livello agonistico, sono tutti altoatesini, pochi ma buoni, poca qualità.